Da che dice Augusto, insomma, è complicato perché anche la scuola è entrata nella polemica. Era inevitabile, però come dicevi tu giustamente, è difficile trovare una linea di confine tra se tu vedi le cose che non è che poi vanno bene, perché lo vediamo tutti, cioè almeno comunque qualche, dico tra virgolette, un eufemismo, qualche rilievo devi farlo. Scusami, giusto per dirti Augusto, che Lazzolini ha appena parlato dicendo tutto sotto controllo, la scuola, dice sono convinta che la scuola è il posto più sicuro di tutti in questo momento, la scuola inizierà il 14 e sarà fatto un lavoro straordinario. Io voglio soltanto farti notare che i rilievi vengono anche dal segretario di un partito di maggioranza come Zingaretti. Infatti, quindi sulle date Zingaretti, allora, è stato molto chiaro. Ecco, diciamoci la verità, cioè, nel senso è chiaro, lì è una scommessa. Chiaramente siamo tutti, speriamo che non succeda nulla. Quindi, ecco, bravo, nessuno gufa, esatto. Però è anche vero, tutti perché vada tutto bene. Però 14 è anche mattina. Vero che, ti ho detto, almeno si poteva pensare prima a tutto questo. Cioè, noi stiamo parlando una settimana prima di una vicenda che sappiamo benissimo, perché ogni anno cominciano le scuole, c'è un vulnus pesante perché l'abbiamo dovuta interrompere. Noi abbiamo tolto, diciamoci la verità, perché poi ci sono generazioni che hanno perso pezzi di vita. La verità hanno perso le vacanze, cioè tutto quello che tu vedi è anche, diciamo, una specie di reazione, questa cosa incontrollabile, perché chiaramente, cioè, noi grandi, diciamo, abbiamo la possibilità di capirlo, ma tu immagini gli adolescenti. Sì. Ma su questo dobbiamo ragionare.